Parlaci dei tuoi progetti, sappiamo che fai tante cose, adesso che cosa hai in ballo? Allora, adesso stiamo preparando un programma che si chiama Formato Famiglia, che va in onda sul canale 30 del digitale terrestre, su SAT 2000. È un programma dedicato alla famiglia e a tutti i problemi e aspetti sociali, e io particolarmente mi occupo della parte economica, per cui stiamo cercando di preparare puntate che riguardino la crisi e il debito delle famiglie e tutte le problematiche attuali fondamentalmente. Cosa ne pensi del cinema di questo periodo? Secondo te che momento sta attraversando? Ma mi sembra un periodo fruttuoso per il cinema italiano, perché è dall'anno scorso che stanno uscendo dei film particolarmente interessanti. Posso citare Lo Spazio Bianco, dove ho visto una strepitosa Margherita Bui, e sottolineo anche il film Viola di Mare, dove c'è una bellissima Valeria Solarino che mette l'accento sulla questione lesbo, dei rapporti saffici fondamentalmente, fatta con una maestria e una cura non da pochi. Sì, fondamentalmente è una storia d'amore, perché ha una delicatezza quel film che va al di là dei generi o delle catalogazioni, delle definizioni. La cosa bella appunto è che si racconta una storia d'amore con dei toni pacati che però hanno in sé le problematiche delle famiglie italiane, magari del sud, come in questo caso, dove comunque l'aspetto del diverso, tra virgolette, esce fuori e deve essere apprezzato. Hai avuto modo di seguire il Festival del Cinema? Vediamo che hai delle preferenze per Viola di Mare, però c'è qualche altro film? Beh, devo dire che mi è piaciuto, oggi ho visto la proiezione del film di Meryl Streep, che rimane sempre grandissima, e meritato il Marco Aurelio, anzi speriamo che il Marco Aurelio sia precursore di un Oscar finalmente a Meryl Streep, visto che ha avuto più nomination, ha fatto una collezione di nomination incredibile, non dell'Oscar, per cui un applauso alla Festa del Cinema, che non ha perso niente rispetto alle edizioni passate, anzi sta continuando sotto un'egida nuova, diversa, ma comunque fruttuosa, devo dire. Okay, grazie mille e buona serata. Grazie.